professor Giovanni Garofalo, che è preside della scuola media Mazzini, mentre alla mia sinistra il professor Luigi Sittinieri, che è direttore didattico del primo circolo. Il collegio dei docenti delle scuole elementari del primo circolo, riunitosi appositamente, preso atto della richiesta di locali da parte della scuola media Mazzini, considerato che le attività didattiche che si svolgono nel plesso centrale impegnano tutti i locali dell'edificio stesso, tenuto conto che i nuovi moduli organizzativi previsti dai nuovi programmi della scuola elementare richiedono altri spazi, esprime piena solidarietà agli studenti e ai docenti della scuola media Mazzini. Noi abbiamo rappresentato all'amministrazione comunale da tanto tempo la esigenza di costruire un edificio per la scuola media Mazzini nel centro storico, da tantissimi anni, e l'amministrazione comunale ha fatto orecchio da mercante. Siamo arrivati allo sfratto, all'ordinanza di sfratto. Tutto questa richiesta ormai è una cosa impellente per quanto riguarda la richiesta della società sportiva. Ora viene l'estate, dobbiamo andare via. Oddio, io abito al primo piano, onestamente non ho di queste paure, però non è giusto per i signori che abitano a pian terreno l'idea di tornare a casa e di trovare la casa invasa dagli escrementi vari di tutto il quartiere. Secondo me è un peccato così vedere la villa rovinata, ci vorrebbe una sorveglianza, il comune non si interessa per i vari problemi di Ragusa, Ibla. Ci vorrebbe, non so, qualcuno che la curerebbe dei vari problemi che ci sono di questi vandali che la sera, non so, rovinano. Sì, posso parlare? Io penso che sono cristiano che vuole male a villa. Che cosa si potrebbe fare? Maggiore sorveglianza, secondo me. Ma chi si può sorridere? Magari c'è la sorveglianza e per la notte. Per il giorno siamo tutti piede a piede, non tocca a nessuno. Ultimamente si sono visti atti vandalistici, colonne per terra, cioè, è inspiegabile tutto, cioè, tutto questo. Le persone... Cioè, a quale scopo? Il vedere questo degrado è una vergogna sia per Ragusa, anche un segno di inciviltà che nell'anno 2000, insomma, non ci dovrebbe essere. Anche perché, come diceva un altro signore poco fa, con l'arrivo della bella stagione, il giardino Ebleo Ibla è invasa di turisti. Certo, è invasa di turisti, per cui insomma, si dà uno spettacolo insomma, poco edificante. Insomma. Cosa si potrebbe fare in merito? Si potrebbe fare tanto se si volesse fare, insomma, rimettere tutto insomma, come era prima, insomma, e tenere il giardino ben pulito e ben ordinato, insomma, perché così insomma, si ha anche un senso del rispetto della natura. Eh sì, cosa succede in città? Ieri in Piazza Libertà la sagra della pizza, stamane in Piazza Libertà la sagra della puzza. Qualche tubo fognante è sicuramente saltato in aria, creando non pochi disagi ai pedoni e chi viaggiava in motorino. Naturalmente ci rivolgiamo a chi di competenza per risolvere questo maleodorante problema. Perché no? Perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco. Detto Ferrari, l'architetto che si occupa dei bordi, vero? Certo. Poi ha presentato pure i nostri, no? I nostri, sì, i nostri si presentano per l'ospite. Signor sindaco, il signor vice sindaco, l'ingegnere Sussenti, che è l'ingegnere che si trova presente al consiglio dell'ospite, la banca di carta, suggerimento
a conclusione di questa visita ci vuole andare. Non passiamo a questo. Ragusano, che vive in America ed è il direttore artistico, organizzare in parte, perché non siamo noi gli organizzatori, che si trovano fuori dal nostro paese, dalla nostra nazione. Sento che questo. Questo festival racchiude questo Michael Yessera, questo è il direttore artistico della compagnia di danza, si chiama la Human Dance Company, è insieme il compositore francese che è morto. Hanno come oggetto temi europei in confronto con tematiche americane o con punti di vista africani. Tutta la città è sporca, secondo me. È sporca? Sì. Lascia desiderare molto. Mi pare un po' pulito oggi. Lei poco fa si riferiva invece al traffico. Traffico, io pensavo al traffico, che c'è troppo bordello, ogni volta si deve posteggiare la macchina, infatti se uno non viaggia con la moto. Ma tipo se ci fosse più personale, per dire, perché mi pare cioè, si vede qualche cosa un pochettino sporco. Secondo te il Corso Italia è pulito oppure? Ma insomma, sì, rispetto alle altre vie diciamo di sì, forse perché è la via principale diciamo di Ragusa. È abbastanza pulito, non si vedono sporcizie o carte. E da ieri sera alle 10 che è ritornata l'erogazione elettrica nelle pompe dell'acqua, perciò l'acqua è qua in Viale dei Platani, secondo me la potevano anche un'ora mandare, perché si è creata a casa mia nel 42 di Viale dei Platani una situazione antigienica. Il Partito Democratico della Sinistra organizza dal 27 giugno al 5 luglio la festa dell'unità ai Giardini Blei. Siamo con Angela Rabbito, che è consigliere del PDS al Consiglio di Quartiere Iblea. La festa è provinciale, per cui assume un maggiore rapporto con la gente e con, sulla base della scelta Ragusa Ibla, perché riteniamo sia importante farla Ibla, perché può essere anche quello un momento di rivitalizzazione per il centro storico, visto che insomma gli enti preposti magari non vengono da meno, insomma. Incendio spettacolare e fortunatamente senza gravi conseguenze. È quello che è scoppiato stamane nei locali dell'ex Gioventù Italiana di Piazza Libertà. Alle 12 un'alta colonna di fumo nero ha iniziato a salire dalle finestre del seminterrato. Non oltre 3 minuti dopo erano sul posto i vigili del fuoco di Ragusa con un camion antincendio e 2 camionette. I vigili hanno dovuto spegnere l'incendio di un grosso quantitativo di nafta utilizzato per i lavori di rifacimento dell'immobile. Per cause ancora da accertare, centinaia di litri di liquido infiammabile sono andati in fumo. Per fortuna, come dicevamo prima, solo tanto fumo nero, molto puzzolente ma scarsamente nocivo, anche perché i vigili del fuoco hanno provveduto a convogliarlo tramite una loro pompa. Para, para.